Per prima cosa, l'ultimo passaggio c'era a destra, c'era scritto X menisco 0, era Y menisco 0. Si capiva evidentemente. Allora, voglio ripetere l'enunciato, perché l'enunciato deve essere chiaro, lo ripeto in modo diverso. Allora, noi abbiamo F definita su un insieme commesso. F è commessa se e solo se f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 è minore o uguale di f di y meno f di x con 0 fratto y meno x con 0, cioè il rapporto incrementale fatto in x è minore o uguale del rapporto incrementale fatto in y per ogni terna x x con 0 x y, tale che, e qua si differenzia la situazione, ci sono tre possibilità. La prima possibilità era x minore di y minore x con 0. Se voi dimostrate che quella disuguaglianza vale per ogni x minore di y minore di x con 0, la funzione è commessa. Cioè sarebbe a dire il rapporto incrementale, che significa? Che x con 0 lo prendete qualunque punto del vostro insieme, poi fate il rapporto incrementale in x a sinistra, fate il rapporto incrementale sempre a sinistra ma un po' più a destra, che cioè y si sposta a destra ma sempre alla sinistra di x con 0, e il rapporto incrementale vi risulta crescere, non decrescere. Quindi il rapporto incrementale a sinistra di ogni x con 0 deve essere non decrescente. Quindi se io scrivo questa per ogni terna è fatta così, la funzione è commessa. Poi, alternativamente, quindi non è che devo aggiungere, la funzione risulta commessa se questo qua vale nella seconda condizione. La seconda condizione era x con 0 minore di x minore di y. Quindi questo, oppure deve valere almeno una delle tre. Ovviamente se la funzione è commessa in realtà valgono tutte e tre, perché se vale una delle tre la funzione è commessa e quindi valgono anche le altre tre. Oppure x minore di x con 0 minore di y. È chiaro, no? Quindi per avere una funzione commessa bisogna che i rapporti incrementali crescano. Quando? Quando fisso x con 0 e mi sposto alla sinistra di x con 0. Quando? Fisso x con 0 e mi sposto alla destra di x con 0. Oppure quando? Fisso x con 0 e ne prendo una a sinistra e una a destra. In tutti questi casi quello fatto più a destra deve essere non più piccolo di quello fatto a sinistra. È chiaro, no? Se ci sono dubbi, perplessità, incertezze, me le dovete dire adesso, non dopo domani, oppure a ricevere. Ok, allora vediamo le implicazioni di questo teorema. Le implicazioni di questo teorema sono notevoli. Allora, beh, cancelliamo tutto così facciamo la pausa. Ok. Allora, quali sono le implicazioni di questo terreno? Supponiamo che F sia definita da E a valore in R, E commesso di R. Poi x con 0 appartenga alla parte interna di E. F è commessa, quindi la chiamiamo proposizione. Allora,
Allora, primo f continua x con 0. Inoltre esiste la derivata prima in x con 0 da sinistra, che non è altro che il limite del rapporto incrementale fatto alla sinistra, che è più piccola della derivata prima destra, che è il limite per x che tende x con 0 da destra del rapporto. Questo è importantissimo, questo teorema, perché dice che se una funzione è commessa nella parte interna di E, la funzione è continua. Non solo, in tutti i punti c'è la derivata sinistra e la derivata destra. Quindi, per esempio, se la funzione è commessa su un intervallo aperto, automaticamente è continua su dappertutto, perché tutti i punti sono interni. È chiaro questo discorso? La dimostrazione è una conseguenza immediata del teorema precedente. Perché? Prendiamo x con 0, stiamo nella parte interna di E, quindi possiamo fare tutti i rapporti incrementali a sinistra e tutti i rapporti incrementali a destra. Posso fare f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0, e so che questo è meno uguale di f di x meno f di x con 0 fratto y meno x. Ok? Adesso faccio tendere x e x con 0 da sinistra. Posso dire che esiste questo limite? Certo che sì, se vi ricordate i rapporti incrementali a sinistra sono non decre, quindi questa funzione quando faccio muovere x com'è? Non decre, quindi sale, x con 0 è fisso, non scende, quindi il limite è uguale all'estremo superiore, o è finito oppure fa più infinito. Però uno dice, siccome c'è un maggiorante, il limite non può essere più infinito ma deve essere finito, e quindi ci sta la derivata a sinistra. Allo stesso modo adesso faccio tendere y a x con 0 da destra, stavolta la funzione sempre è crescente, quindi quando faccio spostare y verso sinistra la funzione scende, quindi questo limite è uguale all'estremo inferiore. Estremo inferiore di che cosa? Dei rapporti incrementali fatti a destra. Questo è l'estremo superiore dei rapporti incrementali fatti a sinistra, questo è l'estremo inferiore dei rapporti incrementali fatti a destra. Questo è più grande di questo. Devono essere per forza uguali? No. Se prendete la funzione valore assoluto, questa è commessa. Questa è commessa, se fate in questo punto, fate la derivata a sinistra fa meno 1, la derivata a destra fa 1. Tutti i rapporti incrementali fatti a sinistra fanno meno 1. Tutti i rapporti incrementali fatti a destra fanno 1. Se io fisso x con 0 qua, se prendo x con 0 uguale a 0, se prendessi x con 0 un altro punto, i rapporti incrementali fatti a sinistra fanno meno 1, poi li faccio a destra fanno 1, 1, 1, 1, 1, quando arrivo qua i rapporti incrementali cominciano a salire, lo vedi? E quando y va più infinito viene 9. Però questo è un caso, c'è un particolare significato del limite del rapporto incrementale quando y va più infinito. Ok. Quindi, allora uno dice, però aspetta, tu mi hai dimostrato che ci sta la derivata a sinistra e ci sta la derivata a destra, ma non mi hai detto che la funzione è continua. Ogni funzione che abbia la derivata a sinistra e la derivata a destra, oppure tale che il rapporto incrementale si mantenga limitato, è comunque continua nel punto. Perché se vi ricordate, se io faccio f di x meno f di x con 0, questo a che cosa è uguale? È uguale al rapporto incrementale
fratto x meno x con 0 per x meno x con 0. Se lo fate, se fate tendere x che tende a x con 0 da sinistra, questo tende ad arrivare da sinistra, questo tende a 0, il prodotto tende a 0. Se lo fate da destra, questo tende alla derivata da destra, questo tende a 0, il prodotto tende a 0. E quindi ottenete la continuità. Cioè, se vi ricordate la dimostrazione che se una funzione è derivabile, una funzione è continua, la dimostrazione vale lo stesso, non serve che la funzione sia derivabile, basta che il rapporto incrementale sia limitato. Se io so che questo rapporto incrementale è minore di m, allora questo per x che tende a 0 tende a 0, m per 0. Passo il valore assoluto, questo valore assoluto è minore o uguale, è uguale a questo, quindi è minore o uguale di m per questo valore assoluto. Questo valore assoluto tende a 0 e quindi tende a 0. Quindi il fatto che esista una derivata a sinistra e una derivata a destra ci dice automaticamente che la funzione è continua. Attenzione! Se la funzione non è, se il punto non è interno, non è detto che la funzione sia continua. Per esempio, questa funzione qui, abbiamo f di x uguale x quadro per x minore di 1, f di x uguale 2 quando x uguale a più o meno 1. Cioè, io prendo la funzione x quadro, invece di metterla nel punto meno 1 e nel punto 1, invece di metterla 1, la metto 2. Capito? Allora, questa funzione qui, nel punto 1 e nel punto meno 1, è discontinua perché il limite da sinistra fa 1, mentre il valore della funzione fa 2. È commessa questa funzione? Sì. Perché è commessa? Perché se voi unite due qualunque punti del grafico, vedete che rispetto ai segmenti il grafico sta sempre sullo stesso. Il fatto di aver spostato in alto quei due punti innalza tutti i segmenti che congiungono quel punto con, e quindi non altera la commessità. Ma questo non contraddice i nostri teoremi? No, perché in quel caso tu x con 0 non ce l'hai i punti a destra di y, quindi il limite da sinistra, fai solo il limite da sinistra, quindi c'è solo la derivata da sinistra. Anzi, potrebbe anche la derivata da sinistra non esserci, perché questo limite potrebbe fare più infinito. Prendi la funzione arcoseno. Se io prendo la funzione arcoseno di x, se io prendo prendiamo la funzione arcoseno tra 0 e 1, perché se prendo l'altra non è con, diciamo, se prendo anche l'altro pezzo non risulterà commessa. Però la funzione arcoseno, questa è continua fino al punto 1, ma nel punto 1 non è derivabile, però se andiamo a fare i conti vedremo che è commessa tra 0 e 1. Ok? Perché se vado a fare la derivata, 1 fratto la radice di 1 meno x quadro, la derivata seconda che è meno 1 mezzo per 1 meno x quadro alla 3 mezzi per meno 2x, quindi qua mi viene x. E vedete che tra 0 e 1 questa derivata seconda è positiva. Tra un po' vedremo che le funzioni commesse sono quelle con la derivata seconda maggiore uguale. Se io volessi prendere questo valore 1, lo sposto a 2, siamo a punti da capo, la funzione non è neanche continua, ma sempre perché siamo sull'estremo. Se invece stiamo in un punto interno, nei punti interni la funzione è continua, ci sta la derivata a sinistra, ci sta la derivata a destra, la derivata a sinistra è minore o uguale alla derivata a destra. Questo che cosa vuol dire? Che quali sono gli unici tipi di discontinuità che può avere una funzione commessa della derivata? Uh,
o ha la derivata, poi diciamo quando vado a fare quei limiti di rapporto incrementale, la derivata a sinistra è più piccola della derivata a destra, in quel caso è discontinua, quindi la derivata può avere soltanto delle discontinuità a saldo. Questa è la derivata a sinistra e questa è la derivata a destra. Se sono uguali, la funzione derivata è continua. Se no, la funzione non è, può non essere derivabile, ma anche se è derivabile, le discontinuità ci saranno discontinuità sempre. Quindi possiamo avere, per esempio, la funzione del valore assoluto non aveva derivata, oppure posso avere che la funzione, diciamo, in realtà non può mai avere discontinuità a salto, nel senso che se la derivata a sinistra e la derivata a destra sono diverse, vuol dire la funzione di quel punto non è derivata, quindi non ha la discontinuità a salto tecnicamente, che non è derivata. Però ci siamo per lui. Ok, allora andiamo a vedere che succede adesso. Allora, supponiamo che la mia funzione sia derivabile. Adesso questa è una supposizione, un'ipotesi, che abbiamo visto che può non esserci la derivata, che è la derivata a sinistra e la derivata a destra sono diverse. Però in molti casi è vero. Chiaro? Allora, se ci sta la derivata, cosa possiamo dire? Allora, scusate, qua non serve, diciamo, se è commessa vale quello che sto per dire, ma siccome è una caratterizzazione preferisco scrivere così. Allora, f è commessa se e solo se f' è non decrescente. Se solo se. Allora cominciamo a fare questa. Allora prendiamo l'implicazione. Noi sappiamo che f è commessa. Poi prendiamo x minore di y. Andiamo a calcolare il rapporto incrementale tra y e x. F di y meno f di x fratto y meno x. Questo chi è? Qua c'è x, qua c'è y, questo è il rapporto incrementale, cioè il coefficiente di questa secante qua. Per quello che abbiamo detto prima, questo è più grande di f' di x. Perché? Questo è un rapporto incrementale fatto a destra, se tengo fisso x e faccio muovere y verso x, quello tende alla derivata a destra, ma tende decrescendo, perché la derivata a destra è l'estremo inferiore di questi, quindi questa è più grande della derivata a destra, ma la derivata a destra è uguale alla derivata, perché sappiamo che c'è la derivata, quindi questo qua è più grande della derivata che calcolata a destra. Per lo stesso motivo questo è più piccolo della derivata che calcolata a destra, perché se io cambio segno, questo è anche il rapporto incrementale nella x fatta rispetto a y, perché per fare il rapporto incrementale f di x meno f di y fatto x meno y bisogna cambiare segno, sì, ma sia il numeratore che il denominatore, quindi non cambia nulla. Stavolta, quindi questo lo posso interpretare anche come rapporto incrementale fatto al contrario, ma allora questo rapporto incrementale fatto nella x rispetto a y, se tengo fisso y e faccio muovere x verso y,
è più piccolo della derivata sinistra della f di x è minore o uguale. Ma la derivata sinistra coincide con la derivata, perché la derivata è, ci sta, e quindi questo rapporto incrementale, insomma, deve stare essere più grande la derivata calcolata di x e più piccola la derivata calcolata. Andiamo a vedere la disuguaglianza, l'implicazione opposta. Se io vado a fare adesso cosa so? So che f' è non decrescente e so che voglio dimostrare che f è commessa. Adesso allora cosa faccio? Prendo tre punti, prendo x con 0 qua, prendo la mia funzione, prendo x con 0, poi prendo x e poi prendo x. Allora cosa faccio? Cerchiamo di fare il grafico fatto bene. Vado a fare f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Questo è un rapporto incrementale fatto a sinistra. Cosa mi dice il teorema di Lagrange? Che questo qua è uguale alla derivata prima calcolata da qualche parte, dove xi è un punto intermedio tra x e x con 0. Poi vado a fare l'altro rapporto incrementale, f di y meno f di x con 0 fratto y meno x con 0. Questo è il rapporto incrementale fatto nella y rispetto a x con 0. Cosa mi dice Lagrange? Che questo sarà la derivata uguale alla derivata fatta da qualche altra parte, però dove eta è compreso stavolta tra x con 0 e x. Questa è la grande f di b meno f di a fatto b meno a uguale f di b. La derivata ci sta. Ora io cosa so per ipotesi stavolta? So che f' è non decrescente, quindi eta è più grande di x con 0 è più grande di xi, quindi eta è più grande di xi, quindi f' di eta è maggiore o uguale di f' di xi. Allora che cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che se prendo tre punti x, x con 0 e y, il rapporto incrementale fatto in y rispetto a x con 0 è sempre più grande del rapporto incrementale fatto in x rispetto a x con 0, che sarebbe la condizione numero 3, se vi ricordate. Allora la condizione numero 3 è soddisfatta, quindi la funzione è commessa. Quindi f è finale. Quindi vedete come quel teorema di prima sembra confondere le idee, in realtà se lo studiate un attimo vi chiarisce tutto, perché a quel punto sarà tutto più facile. Da quel teorema che deriva il fatto che f è commessa se solo se la derivata prima non la deriva. Adesso supponiamo adesso, supponiamo inoltre che esista la derivata seconda per ogni x appartenente a D. Allora f è commessa se solo se la derivata seconda è maggiore o uguale di 0. Quindi io non sto dicendo che ci sia la derivata seconda, ma se c'è, allora
la funzione risulta commessa in quell'insieme se e solo se la derivata seconda è maggiore o uguale a zero. Insieme commesso. Perché? Questo è banale, questo era commessa se e solo se la derivata prima era non decrescente. Ma chi è la derivata seconda? La derivata prima è la derivata prima. La derivata prima è una derivata di una funzione non decrescente è maggiore o uguale a 0. Viceversa, se la funzione derivata seconda è maggiore o uguale a 0, la derivata prima è non decrescente, la funzione è commessa. Quindi, se c'ho solo la derivata prima, dico solo che la derivata prima è non decrescente. Ma se c'è pure la derivata seconda, siccome questa è non decrescente, la derivata seconda è maggiore o uguale a 0. E viceversa. Quindi in realtà se la funzione ha la derivata seconda è facilmente caratterizzabile la sua commessità. Negli insiemi commessi dove la derivata seconda è maggiore o uguale a 0 la funzione è commessa. A questo punto possiamo andare a considerare alcuni punti in particolare, abbiamo giusto 8 minuti prima della pausa, allora andiamo a introdurre il concetto riflesso. Con 0 appartenente alla parte interna di E e supponiamo che esista F' di X con 0. X con 0 si dice flesso di per la funzione E. Se solo se per definizione f di x meno f di x con 0, diciamo esiste delta maggiore di 0, tale che se x meno x con 0 è compreso tra 0 e delta, cioè x diverso da x con 0 ma distante da x con 0 meno di delta, allora f di x meno f di x con 0 meno f' di x con 0 per x meno x con 0 fratto x meno x con 0 è di segno costante. Per esempio, è di segno costante. Se è di segno positivo, si parla di flesso ascendente. Se è di segno negativo, flesso. Adesso ve lo spiego meglio. Allora, chi è questa qua? Questo pezzo qua. Diamoci una parentesi. Chi è quello dentro la parentesi? È l'equazione, se io scrivo x uguale a quello, quella è l'equazione della retta tangente al grafico di f, nel punto x con 0. Allora,
Che vuol dire? Vuol dire che quando io vado a fare la f di x meno questa quantità, vedete, non è il segno della differenza non è costante. Perché? Perché dividendo per x meno x con 0 è costante, ma x meno x con 0 a sinistra di x con 0 è negativo e a destra di x con 0 è positivo. Sì, quindi se questo rapporto è positivo, che significa? Che se ci tolgo questo, questa differenza a sinistra di x con 0, a sinistra di x con 0 deve essere negativo e a destra di x con 0 invece, dove il denominatore è positivo, deve essere positivo. Quindi che significa? Flesso ascendente significa che rispetto alla retta tangente, normalmente una funzione rispetto alla retta tangente sta tutta dalla stessa parte, spesso, quando la funzione è commessa localmente. Ma invece, scusate, invece in questo caso cosa succede? Che prima del punto sta, per esempio, di sotto alla retta tangente e dopo il punto sta di sopra. In questo caso il flesso si chiama ascendente. Se capita il contrario, cioè se prima del punto sta di sopra e dopo il punto sta di sotto della retta tangente, si chiama, il flesso si chiama discendente. Ok, vediamo se avete capito. Prendiamo questa funzione qui, f di x uguale meno 2x più x quadro. Allora, sta funzione o più x quadro. Allora, come fa sta funzione? Allora, questa funzione, questa è x per x quadro meno 1, quindi si annulla in tre punti, si annulla a 0, a 1 e a meno 1. Se andate a fare il grafico di questa funzione fa più o meno così. Vabbè, è simmetrico, è funzione di sistema. Ok? Allora, questo punto, il punto 0, adesso ci facciamo i conti, risulta essere un flesso. Questo flesso è ascendente o discendente? Allora, quanti pensano che sia ascendente? Nessuno. Quanti pensano che sia discendente? Un 20%. Quanti non pensano? Come al solito, 80%. Allora, questa è la retta tangente. Il grafico passa da sotto a sopra o da sopra a sotto? Da sopra a sotto di che? Della retta tangente. Qua sta sotto. Qua sta sotto. È ascendente. Allora, fate la differenza. Fate delta F. Fate f meno il valore della tangente, scusate, qua sta sotto, f meno quella è negativo, quando divido per x meno x con 0 diventa positivo, lo faccio dall'altra parte, è positivo, divido per x con 0 rimane positivo, quindi il segno è positivo, quindi il flesso è ascendente. Ascendente non significa che la funzione sta salendo in quel punto, significa che sta passando dal di sotto della retta tangente al di sopra della retta tangente. Discendente significa il contrario. Chiaro? Ok, facciamo un po' di pausa.